Quest'anno siamo realmente soddisfatti per quanto riguarda il cartellone. Ci sono artisti di grandissima di spicco del panorama blues e non solo internazionale. Abbiamo Papa Chubby, Scott Henderson, due grandissimi bluesmen, caposcuola di un certo tipo di musica, di suono della chitarra. Avremo Big Daddy Wilson, avremo il nostro Greg The Fridges, che sarebbe Greg di Greg e Lillo, col suo rock and roll anni 50, swing, quindi anche una cosa molto molto divertente, oltre che insomma musicalmente di qualità. Avremo Levi Parham, Luke Winslow King e Richard Lindgren, queste nuove proposte, tra virgolette, qui in Italia, perché da poco, forse il secondo loro tour italiano, addirittura per Levi Parham credo che sia il primo tour con la sua band. E quindi siamo molto molto contenti del cartellone che insomma quest'anno noi abbiamo due palchi normalmente, uno più grande e uno un po' più piccolo. Quest'anno abbiamo avuto anche un po' di problemi a scegliere chi dovesse andare su un palco o sull'altro, però utilizzeremo una struttura migliore per quanto riguarda anche il palco, quello definito più piccolo, anche se è in un bellissimo contesto come quello all'interno del Rione Fossi.